stiamo cercando come delegati RSU, UPS, SACU e DHL di costruire unità intorno ad alcuni temi. Sicuramente questo è un tema, la difesa del posto di lavoro, però ce ne sono altri. Per esempio rispetto al regolamento ENAC, ci siamo presi la briga come delegati sindacali, come RSU di queste tre aziende, con la collaborazione anche delle cooperative che operano in aeroporto, di dar vita a un dossier dove abbiamo puntualmente denunciato tutto lo sfruttamento che esiste soprattutto all'interno delle cooperative, che sono a tutti gli effetti considerati lavoratori di serie B, fanno i lavori più umili, più faticosi, mancano diritti elementari, per intenderci i turni sono spezzati anche di notte, per dirne una, per far capire. Ovviamente i salari sono al minimo, la paga oraria è al minimo e dalla nostra parte c'è ora questo nuovo regolamento ENAC che dice una cosa molto semplice, contratto aeroportuale per tutti. Dal 2012, però sappiamo anche che siamo in Italia, se non esercitiamo delle pressioni dal basso è possibile che ciò che viene scritto poi non venga attuato. Questo ho sentito, solo sentito, basta, mai sogni, ha detto che non mai sogni questo, deve arrivare questo, ha detto, però non lo so quando arriva questo contratto aeroportuale. Mancano le scarpe, i guanti, tante cose mancano sempre, anche loro dato che uno... Tanti regolamenti però non vale, solo regolamento, come guarda che uno regolamento, sono qua, però nessuno che rispetta questo. Cioè vogliamo che questo regolamento che dice, che parla di alcuni elementi di equità tra tutti i lavoratori sia attuato. Del resto è importante tra queste aziende che lavorano in aeroporto costruire solidarietà, cioè tra i lavoratori basta pensare al proprio orticello. Ma se si migliora tutti insieme. La mobilitazione è finalizzata a due obiettivi. Il primo obiettivo è quello legato al rispetto della direttiva europea, che poi è conseguita in un decreto legislativo in base al quale ci sono e dovranno essere rispettate delle garanzie nei confronti dei lavoratori. Garanzie che a noi, per quanto è possibile vedere in aeroporto, non sono rispettate. E gli enti che dovrebbero essere preposti a controllare il loro rispetto sembra che siano un po' latitanti. Per questa ragione abbiamo proceduto a fare una sorta di documento in base al quale chiediamo a ENAC un intervento sollecito su questa materia. L'altro aspetto che ci preme tenere in considerazione è sicuramente quello legato alla presenza di DHL in aeroporto. Girano voci in base alle quali DHL sembra destinata a spostarsi tra due anni a Malpensa e questo chiaramente implica un problema legato ovviamente a tutti i posti di lavoro diretti, che sono molti, sono 450-500 persone, e anche l'indotto che ruota intorno a tutto questo, cooperative e non altro, e tutto quanto il resto. Quindi abbiamo due fronti di preoccupazione, il rispetto della normativa e chiaramente anche la salvaguardia dei posti di lavoro, che sono estremamente importanti. Ci sono persone che non sarebbero nelle condizioni di potersi trasferire e quindi l'impatto sulla vita economica delle persone è notevole, per non dire disastroso. Allora, noi ci siamo mobilitati perché si è parlato sui giornali solamente di DHL e del pericolo di DHL di andare a Malpensa, che è un pericolo effettivo. Però purtroppo sembra che anche UPS sia coinvolta in questa cosa, anche perché a Malpensa c'è nell'estimento una zona cargo abbastanza grande e che sembra destinata ad ospitare tutti i courier che volessero trasferirsi là. Malpensa sembra che stia facendo delle offerte abbastanza interessanti a DHL e UPS al momento non dovrebbe essere coinvolta, però non è detto che in un futuro non possa rientrare anche lei in questo giro qua. E i lavoratori sono giustamente preoccupati. Tieni presente che noi abbiamo circa 130 dipendenti più una cinquantina di dipendenti di cooperativa e sono tutte famiglie che rischiano di rimanere senza lavoro. La cooperativa è cambiata all'inizio del mese per l'ennesima volta, però siamo riusciti a garantire a tutti i lavoratori il mantenimento del posto di lavoro e siamo riusciti a sistemare un po' di cose sia dal punto di vista normativo che retributivo, che erano veramente disastrose.